Il programma che vi presentiamo quest'anno è prettamente valdostano. Quattro canti, tre in francese e uno in patois. Tutti scritti per noi da una gentile signora, Viola Treves, che oserei definire figlia d'arte, in quanto figlia di un nostro corista, moglie di un nostro corista, e a sua volta componente di un coro da voci miste. I primi brani fanno parte di un progetto presentato nel 2013 che è definito Ensemble, insieme, una parola essenziale che dice tutto. Infatti il progetto coinvolgeva sette cori valdostani, erano tutti uniti dalla stessa voglia di stare insieme. Il quarto brano, un brano inedito, scritto in patois, il patois di Montjoie, terra natia e di residenza dell'autrice. Tutti i pezzi sono stati composti dal nostro maestro Corrado Marruti. Iniziamo quindi con il nostro programma, con un brano che richiama le stagioni della nostra vita, Sujeté. Uno sguardo rivolto all'umana esistenza nella quale è immerso ognuno di noi, come il naturale susseguirsi delle stagioni, gli eventi della vita che si rincorrono lungo il percorso segnato inesorabilmente dal tempo. Considerato che tutti i testi sono stati scritti da una gentile signora, il coro Saint-Vincent intende dedicare questa sua breve esibizione al mondo femminile, a tutte le donne presenti e non, in particolare a quelle signore che sono state o che sono vittime di soprusi, siano essi fisici o morali. A voi, gentile pubblico, Sujeté, dirige Corrado Marruti. See you.
nelle lunghe serate invernali, a volte nel fumo, dal fumo delle uloase di suo nonno, la sua voce risuonasse nella quiete della piccola cucina. Raccontava vicende vissute in gioventù nell'albergo di Nuarsa, sulla collina di Senza, dipingendo nella sua mente scenari favolosi e divertenti. Con il tempo la vecchia barca è rimasta abbandonata, ma tanti ricordi vivono ancora racchiusi nel silenzio che la voce poi l'abbandonò. Tu la o fiere manna.
Dice l'autrice: una poesia nata per caso, che ha segnato l'inizio del mio sodalizio artistico con Corrado. È un omaggio al piccolo villaggio di Estau, nella quale vivo dal giorno in cui sono nato. Il testo trae ispirazione dalla gioia di vivere nel proprio villaggio natale. Tutto ciò che vi si trova infonde pace e serenità. Ogni cosa è familiare, a partire dallo spettacolo dei mondi che si presenta allo sguardo, passando per le piccole cose di ogni giorno, come il canto di un gallo e lo scorrere lento di un ruscello. A voi, un giorno a voi. Come accennato poc'anzi, l'ultimo brano in programma è un canto inedito scritto nel papà di Mosuet. Un canto che ci riporta indietro nel tempo, nel piccolo mondo rurale valdostano, forse intorno agli anni 50. Un mondo fatto di cose semplici, ma non per questo meno paganti. Arriva l'inverno, le notti sono sempre più lunghe, fa freddo, e il luogo più caldo della casa è la stalla, luogo ideale per la veglia. Al rumore delle capre e delle mucche che ruminano, i componenti della famiglia sono indaffarati nei piccoli lavori invernali. Si scelgono le noci e le castagne, si riparano i cesti, si raccontano storie di gnomi e di folletti. E poi c'è un piccolo finale, molto particolare, creato dalla fervida fantasia del nostro maestro Corrado. Con questo brano il coro sale in sangue, vi ringrazio tutti voi, vi ringrazio per l'accoglienza, per l'attenzione e auguro a tutti voi un ottimo proseguimento di serata. Grazie. A voi, lettore di Giuseppe.
Camphora in mio Papa Rogne, Papa Rogne.